Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui e sono qui per farvi la seconda parte del video sulla mia libreria. E questo caos che vedete di fronte a voi è parte della mia libreria di filosofia che ho lasciato a casa dei miei. Anzi, questa qua addirittura è giù nel seminterrato perché i libri di filosofia non li leggono. Tra l'altro, qui c'è anche un altro dei miei pianoforti che ho lasciato a casa dei miei perché a casa mia ne ho già due e non ci stanno. Questo qua è un verticale. Guardate, è quello su cui ho studiato quando ero più piccola. Ci sono i metronomi, delle statue di musicisti, visto che sono tanti, come potete vedere. Tra l'altro c'è questa piccola annessione che ho fatto successivamente. Qua ci sono tutti i libri di filosofia medievale. Per mostrarveli tutti veramente ci vorrebbero 3-4 ore. Ho deciso che li scorrerò velocemente, mi soffermerò magari su quelli più interessanti, quelli che sicuramente voglio consigliarvi. Ovviamente non potrò farvi una recensione, ma vi dirò questo, ragazzi, fidatevi, è un bel libro. La libreria che come vi ho detto va sistemata è questa qua che vedete quadrata perché sono 5x5, è dell'IKEA, più c'è quella piccola annessione che l'ho presa sempre all'IKEA, però è un modello differente. Comunque, visto che si tratta di una libreria che va in un seminterrato, va più che bene. Se vi chiedete come mai ho così tanti libri di filosofia, e tra l'altro non sono neanche tutti, è perché ho avuto una passione assurda per la filosofia che è andata dai 14 anni fino ai 20 anni. Prima di iscrivermi alla magistrale in lettere avevo fatto filosofia, ci ho fatto proprio 3 anni, quindi la laurea breve in filosofia. E quindi un po' per studio, un po' perché comunque era una passione che coltivavo da anni e li avevo già comprati al liceo, ho accumulato tutti questi libri. Ma adesso basta parlare, comincio a mostrarveli nel dettaglio. In questo primo cubo tengo tutte le monografie dedicate ai filosofi, per esempio, non so, il numero 1 è Husserl. Queste qua sono bellissime, sono quelle uscite per la terza. Alcune le ho trovate sui mercatini, altre le ho prese su Habebooks o su Libraccio. Qui ragazzi bisogna allineare tutti i dorsi, cioè mi fa innervosire, sta libreria è troppo disordinata. Scusatemi, però mi metto a sistemare anche questa, non riuscirò mai a finire la sistemazione di quelli che ho a Milano. Tornando ai libri, allora, i primi due vedete che sono più alti degli altri perché sono sempre di la terza, però queste sono guide alla lettura. Per esempio c'è la guida alla lettura della Critica della ragion pura di Kant. Bellissimo questo libro di Silvestro Marcucci. È un libro molto didattico, ma vi aiuta veramente nella lettura di un testo così importante, così complesso come La critica della ragion pura, che ho letto tutta, poi vi mostro le edizioni che ho. Comunque questo qua l'avevo studiato, infatti vedete che è un po' tutto sottolineato. Sì, lo so che non bisognerebbe sottolineare a pennarello, però alla fine questa è una guida alla lettura. Non è un libro di pregio, quindi l'avevo sottolineato, però mi era piaciuto molto. Un'altra guida è questa qua, la lettura della metafisica di Aristotele. Questa è tenuta molto meglio, sottolineata sulla matita. E questa è scritta da Giovanni Reale, quindi insomma parla da sé, è super super consigliata. Questi qua più piccoli ho Husserl, Schopenhauer. Questa qua di Schopenhauer mi era piaciuta molto. Poi ho Lukács, Heidegger, Wittgenstein, anche questa qua su Wittgenstein, aspettate che ve la mostro. Questo qui l'avevo trovato su Libraccio ed era stato un bel colpo. Poi ho Feuerbach, ho quella su Platone, Marx, Kant, Locke, Kierkegaard, Vico, Nietzsche, Francis Bacon e Hegel. Quella su Hegel non mi ricordo chi l'ha curata, ecco sì, Valerio Verra. Questa non lo so se mi fosse piaciuta, ma forse non l'avevo neanche letta interamente perché ne ho molte altre su Hegel, come vedrete, anzi spero di riuscire a mostrarvele. Qui ci sono dei libri tematici, non so, per esempio Lente in movimento, Heidegger, interprete di Aristotele, diciamo che sono dei saggi, ma andiamo avanti perché sennò non riesco a mostrarvi i libri secondo me migliori. Da questa parte continuano le monografie. Allora abbiamo questa qua di Hoefe su Immanuel Kant che vi consiglio vivamente. È un'ottima lettura per chi si vuole approcciare a questo autore. Purtroppo nel periodo dell'adolescenza sottolineavo i libri con l'evidenziatore e non fatelo, ragazzi, anche se non sono dei libri fregiati, cioè non fatelo, usate sempre la matita. Comunque questo mi era piaciuto tantissimo, è un pochino più complesso rispetto a quello della La Terza, però se avete intenzione di leggere proprio i testi di Kant, vi conviene leggerlo perché vi dà veramente una chiave di lettura. Questo libretto è tutto dedicato al primo libro della metafisica di Aristotele, molto bello anche questo come vedete è sottolineato. Vado un po' veloce, cerco di mostrarvi solo quelli che veramente vale la pena
leggere. Mi rendo conto che sono tantissimi e sarebbe veramente impossibile mostrarveli tutti. Questo è un libro molto interessante su Kierkegaard, non so se la Lunganesi l'ha ristampato perché è un libro vecchio, l'autore è Theodor Adorno, il titolo è La costruzione dell'estetico, quindi insomma tutta l'estetica di Kierkegaard. Un altro libro che vi consiglio, questo Invito al pensiero di Schopenhauer di Giuseppe Invernizzi, lui è un professore dell'Università di Pavia che tra l'altro ho conosciuto. Il libro è scritto in modo chiaro, affronta dei problemi importanti, poi lui è autore, tra le altre cose, un bellissimo libro che è praticamente un saggio, bellissimo saggio intitolato Il pessimismo tedesco dell'Ottocento, è veramente un saggio enorme, cioè guardate, è proprio un librone, sono circa 600 pagine, però ragazzi, se fate filosofia o comunque siete appassionati di filosofia, questo assolutamente lo dovete leggere. Qui ci sono gli autori di cui tratta. Per esempio, la prima parte è dedicata al pessimismo fino al 1870. Vedete? Lo consiglio soprattutto se state studiando Schopenhauer e volete un po' approfondire l'ambiente, questo sicuramente vi può essere utile. Andiamo avanti. Qui, ragazzi, cominciano i testi. Allora, innanzitutto, ovviamente, ho cominciato dalla filosofia antica. Sposto questi per farvi vedere meglio. Abbiamo i frammenti di Anassagora, frammenti e testimonianze. Questi libri della Bompiani ve li consiglio perché hanno il testo a fronte, anche quando non sono curati nei migliori dei modi, ma di solito lo sono perché insomma selezionano gli studiosi più bravi per curarli, però anche quando non lo sono avete comunque la possibilità di avere il testo originale. Poi abbiamo questo librone che è veramente stupendo, guardate il dorso, cioè veramente enorme, e questo contiene la Metafisica di Aristotele, un testo interessantissimo, ragazzi. Ragazzi, è curato da Giovanni Reale e c'è un'introduzione, una traduzione e un commento. Vi faccio vedere un po' com'è. C'è la parte introduttiva che è fatta veramente benissimo. E poi abbiamo il testo. Sì, ci sono un po' di note. Qui c'è un segnalibro che avevo lasciato non so quanto tempo fa. Vedete? Sempre di Aristotele ho i problemi. L'anima, questo testo mi era piaciuto tantissimo. Poi abbiamo la famosissima Etica Nicomachea, anche questa ve la consiglio. In generale, tutta la filosofia antica mi piace. Poi, sempre di Aristotele, L'anima e il corpo, Parva Naturalia. Poi abbiamo questo libro che racchiude tutte le testimonianze e frammenti degli atomisti antichi, anche questi rigorosamente col testo a fronte. Infine, di Aristotele, anzi, quello di Aristotele dovrebbe andare a sinistra, quindi lo rimettiamo a posto. Abbiamo i racconti meravigliosi. Questo è veramente un libro che consiglio a tutti, anche quelli che non hanno mai letto niente di filosofia. È tra le opere minori di Aristotele. Il titolo originale è De Mirabilibus Auscultationibus. Una rassegna di racconti fantastici, leggende strane, insomma, è molto particolare. Veramente vale la pena leggerlo. E sempre di Aristotele, questo libricino, però, è della Laterza. E questo contiene la politica, però non ha purtroppo il testo a fronte, infatti vedete com'è piccolino. Questa bellissima raccolta che contiene tutti i testi di Epicuro e sono stati curati da Hermann Usener, che era praticamente uno studioso dell'Ottocento, che li ha messi tutti insieme e ha creato questa raccolta che è famosissima. Quindi è un'edizione classica di tutta l'opera di Epicuro. Sicuramente se siete appassionati di filosofia dovete averla. Anche questo è il testo greco a fronte. Qui davanti abbiamo un meridiano dedicato a Platone, di quelli che uscivano in edicola. L'avevo comprato anche se alla fine di Platone avevo già tutto, però volevo un'edizione diversa. Poi abbiamo la Repubblica di Platone, questa qua nella traduzione di Franco Sartori. Se l'avevo preso perché c'è l'introduzione di Mario Vegetti, che è uno studioso che stimo. Dietro abbiamo questo librone della UTET che contiene tutti gli scritti di Ippocrate, anche questo è curato da Vegetti. Amate la filosofia antica, vi consiglio di leggere gli scritti di Ippocrate. Avevo sottolineato per fortuna matita l'introduzione. Poi ci sono anche delle immagini bellissime, vedete? Di solito i libri della UTET sono curati benissimo. Praticamente sono degli scritti di medicina antica perché Ippocrate era un medico, però anche qui si può parlare di filosofia perché alla fine immaginate come possa essere stata la medicina all'epoca. Ci sono gli aforismi, insomma, è molto interessante. Alcuni degli aforismi di Ippocrate sono diventati noti anche senza sapere che sono di Ippocrate. Sempre di Ippocrate ho questi scritti scelti, però questa edizione fa pena, quindi non ve la consiglio. Arriviamo finalmente a Platone. Di Platone ho tantissime cose. C'è questo mega librone che contiene praticamente tutti gli scritti di Platone. È sicuramente poco maneggevole, se lo dovete portare fuori casa è praticamente impossibile. Guardate com'è scritto, sembra un po' una Bibbia, diviso a colonne, vedete?
Questo ovviamente non può avere il testo a fronte perché sennò sarebbe il doppio, però insomma se voi volete leggere un dialogo di Platone che non avete in edizione singola lo potete trovare qui. E poi ci sono tutti gli scritti, anche quelli minori, meno noti, all'interno ci sono anche delle riproduzioni fotografiche, guardate qua, questo era Platone ovviamente. Sono tantissime pagine perché sono circa 2000 pagine, anzi 1850. Un costo molto contenuto di 36 euro. Tra l'altro questo è curato sempre da Giovanni Reale, quindi super super consigliato. Quindi oltre a questo che contiene tutta l'opera di Platone più il Meridiano che ne contiene diciamo un terzo, ho un po' di dialoghi singoli. Innanzitutto ho il Protagora, che è uno dei dialoghi più belli di Platone, se non l'avete letto leggetelo. Poi ho Gorgia, anche questo veramente stupendo, e poi ho il Politico. In questa edizione della La Terza, che ho trovato un mercatino, ho il Teeteto, che è uno dei miei dialoghi preferiti, questo tutto sottolineato. Non poteva mancare l'Apologia di Socrate, poi qui ci sono anche il Critone, il Fedone e il Simposio, però questa edizione fa pena, quindi non ve la consiglio. Piuttosto prendetevi questa qua curata da Giovanni Reale, così li avete tutti. Invece queste tre sono ottime, hanno il testo a fronte. Rimettiamoli a posto. Poi abbiamo questi due volumi della La Terza che sono veramente stupendi, che contengono tutti i frammenti dei presocratici. Infatti vedete c'è scritto testimonianze e frammenti. Questi qua ricordo che mi sono stati regalati. Tra l'altro c'è un segnalibro, vediamo dove l'avevo lasciato, a Empedocle, è bellissimo questo frammento. Questo testo più che da leggere tutto di fila è da consultare, comunque è molto molto interessante. Un saggio che vi consiglio un sacco, veramente molto bello, è questo qua di Mario Vegetti che si chiama Il coltello e lo stilo. È un saggio molto famoso, quindi quelli che di voi studiano filosofia sicuramente l'avranno già letto, però per tutti gli altri insomma io lo consiglio. Il sottotitolo è Le origini della scienza occidentale. È un saggio di storia della filosofia antica che ha un taglio un po' particolare perché prende in esame soprattutto la medicina antica. È per questo che parla del coltello e lo stilo. Il coltello che è quello utilizzato dai medici antichi, mentre lo stilo è quello che trasmette il sapere perché insomma permette di scrivere i trattati scientifici. Comunque non sto qui a farvi una recensione dettagliata, vi dico soltanto che è un libro che vale la pena leggere. Sempre di filosofia antica ho quest'ultima parte che racchiude i manuali che avevo utilizzato al liceo, quindi questi qua non sto qui a farveli vedere, e poi ho questa piccola storia della filosofia antica curata da Reale. Questa è in 5 volumi ed è veramente fatta molto molto bene. Vi apro soltanto il primo volume, per esempio questo qua è Dalle origini a Socrate. L'avevo trovata su Habebooks, non ricordo quanto l'avessi pagata, però non poco. La volevo leggere e in effetti l'ho consultata spesso. Non l'ho mai letta interamente, però ho consultato diversi volumi, diciamo che ne ho letta più o meno metà. Ragazzi, mi rendo conto che è un'impresa impossibile farvi vedere tutti gli altri libri, quindi mi dedicherò solamente alla filosofia medievale, cioè questi qua, questi che vedete qua nell'annessione. Se vi interessa per tutti gli altri, insomma questi qua che sono quelli di Hegel, di Kant, insomma poi c'è Schopenhauer, vi posso fare magari un altro video, però insomma andiamo in ordine cronologico e adesso vi mostro questa parte che contiene tutti i libri di filosofia medievale, di storia della filosofia medievale, non tutti quelli che possiedo, tutti quelli che ci sono in questo luogo, perché poi a Milano ne ho comprati molti altri, essendo poi il campo in cui mi sono laureata, cioè alla triennale mi ero laureata in storia della filosofia medievale, poi ho continuato anche in lettere sempre a dedicarmi al Medioevo, quindi immaginate quanti libri possiedo insomma di questo ambito. Cominciamo da questi qui in alto, non c'è un ordine preciso, quindi ragazzi scusatemi ancora per il casino, per il disordine, poi man mano questi qua li porterò a Milano, insomma appena riusciremo a fare un'altra libreria, perché adesso abbiamo 4 librerie, sono tutte piene di libri, quindi non c'è spazio per portare anche questi, mi dispiace un sacco, però comunque quando torno qua so che ci sono, e poi anche grazie a questo video saprò esattamente quali ho e dove sono. Iniziamo da questo, che è una bellissima monografia di Kurt Flash, che è uno studioso veramente, un medievista bravissimo, su Agostino di Ippona. Mi era piaciuta tantissimo. State leggendo magari le Confessioni di Agostino, vi consiglio di leggere parallelamente o comunque prima questo, perché insomma vi dà un po' un'idea del personaggio, perché questa è un'introduzione un po' a tutta la sua opera filosofica, che questo purtroppo l'ho un po' sottolineato, però vedete mi era piaciuto tantissimo, l'avevo tutto annotato, glossato. Poi abbiamo un libro che veramente, questo ne vado fiera, sono contentissima di averlo,
e di questa casa editrice che si chiama Accademia Ligure di Scienze e Lettere, una casa editrice di Genova, e questo libro è stato pubblicato nel 1974, quindi ragazzi è un po' vecchiotto. È una monografia in due volumi, scritta da Luca Bertello, che era un grandissimo studioso, ed è tutta dedicata a Severino Boezio, quindi immaginatevi due volumi enormi, però uno mi sembra che sia tutto di bibliografia, aspettate. E ecco, questo qua, il secondo, è più che altro di bibliografia, quindi diciamo che il testo vero e proprio è questo, che comunque è enorme, circa 770 pagine. Per leggerlo dovete essere veramente appassionati, dovete avere un certo stomaco. Magari vedendo questo video penserete che io sia una pervertita a leggere questi testi, però a me interessano, quindi poco importante. Porta. Poi abbiamo questo. Questo è molto interessante, è un libro dedicato ad Eloisa. Non so se sapete la storia di Abelardo ed Eloisa, non sto qui comunque a raccontarvela perché secondo me la dovete sapere, ragazzi. Comunque guardate che bella la copertina di questo libro. Dall'indice già si può capire che racconta passo passo la vicenda di Abelardo ed Eloisa, però dal punto di vista di Eloisa. Diciamo che più ampiamente questo può essere considerato un libro, insomma, di storia della condizione della donna nel Medioevo. Prezzo è 24 euro. Sempre su Abelardo ed Eloisa ho questo, che è famosissimo ed è un saggio di Feuerbach, si intitola Abelardo ed Eloisa, lo scrittore e l'uomo. Questo è molto più breve, con tutte le mie annotazioni. Diciamo che questo qua di Feuerbach è un pochino più tecnico e più filosofico, mentre l'altro è un testo divulgativo, quindi insomma se studiate filosofia io vi consiglio di leggere questo. Allora, ho quest'altro che è molto interessante, che è un'introduzione alla filosofia medievale, sempre di Kurt Flasch, lo stesso autore del libro su Agostino. Se vi serve una buona introduzione alla filosofia medievale, io vi consiglio questa. Poi ho alcuni libri di Le Goff, dico alcuni perché molti ce li ho a Milano, quindi qui ve ne mostro soltanto due. Ho questo che è stato il mio primo libro che ho letto di Jacques Le Goff, Gli intellettuali nel Medioevo. Questo qua l'avevo letto addirittura al liceo. Ve lo consiglio come libro da cui iniziare se volete leggere qualcosa di filosofia medievale. Sempre di Jacques Le Goff ho questo che si intitola Il cielo sceso in terra, le radici medievali dell'Europa. Questo è già un saggio un po' più consistente, un po' più impegnativo, sono circa 300 pagine, però è leggibilissimo perché comunque Le Goff di solito scrive dei saggi abbastanza divulgativi. Poi abbiamo un'introduzione alla storia medievale e qui ci sono tre libri che avevo studiato per l'esame di storia medievale, quindi non sto qui a parlarvene in modo dettagliato. Abbiamo questo qua, Il Medioevo di Gabriella Piccinni, e poi questo librone che alla fine a me non era piaciuto tantissimo, Giovanni Vitolo, sempre di storia medievale. Poi ci sono questi tre librettini che io avevo preso praticamente quando andavo ancora a scuola, ma alla fine non sono dei libri di chissà che utilità, ma sono carini perché hanno tutte le fotografie, vedete, hanno le riproduzioni fotografiche, contengono veramente le informazioni base. Se volete iniziare a leggere qualcosa di medioevo e siete magari ancora a scuola, questi ve li posso consigliare. Abbiamo Eresie cristiane antiche e moderne, I templari, questo è carino sui templari, e poi abbiamo Filosofia medievale da Sant'Agostino a San Tommaso. Però immaginatevi, in un libro così sottile non ci possono essere sicuramente approfondimenti, vi dà soltanto delle linee guida. Però state attenti perché mi ero accorta che ci sono degli errori di date in, non so se in questo libro o in quello sulle eresie cristiane, quindi ve li consiglio solo se siete alle medie, però fate sempre attenzione. Un libro in francese sulle università nel Medioevo, molto bello questo libro. Abbiamo il famosissimo Autunno del Medioevo di Huizinga, sicuramente non avrò pronunciato giusto il nome dell'autore, un saggio famosissimo sulla fine del Medioevo, e questo ha l'introduzione di Eugenio Garin. L'autore è un famosissimo studioso olandese, il libro è scritto molto bene, è passato insomma alla storia come un classico divulgativo sul Medioevo, quindi se non l'avete letto procuratevelo perché vale assolutamente la pena. Oltretutto è una lettura molto piacevole. Ragazzi, mi rendo conto che non riesco a mostrarveli tutti in questo video, quindi farò sicuramente una seconda parte, insomma, di questa seconda parte, quindi una partizione in due di questi libri di filosofia che tengo insomma qui nella casa dei miei. Quindi scrivetemi sotto nei commenti se finora vi può interessare, così se vi interessa io giro la seconda parte, quindi proseguirò con tutti i libri di storia della filosofia antica e poi passerò a quelli di filosofia moderna e contemporanea. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un bacio, un abbraccio, se volete ci vediamo al prossimo.